lunedì 9, è ancora il 9, non hanno ancora cambiato il giorno, sempre mercoledì 9 marzo 2022, live mercoledì video. Oggi ci sbustiamo Arsenale nascosto 1, che mi sono dimenticato, ho preparato la confezione ma non ho preparato il box. Chi mi prende il box? Chi allunga la mano? Signor cameraman, attenzione. Oh, prendiamo il box che il boss si è dimenticato di preparare. Oh, almeno facciamo vedere tutto, no? Perché questa fa parte, è la confezione che ho messo da parte del case che ci siamo aperti. Però è bello mostrare anche il box. Dunque. Preparato anche un po' di sleeve, un po' di cose come sempre. Se qualcuno ha qualche domanda, mi raccomando, domandateci, nessun problema. Siamo live su Instagram, in differita su YouTube. È l'EPP Television, per cui il video te lo puoi guardare quando vuoi, anche comodamente a casa, seduto sul divano, sdraiato sulla poltrona o in piedi sul letto, a tua scelta. Bene, partiamo Yugi, vediamo le novità di Yugi. La novità, perché Arsenale Nascosto 1, capitolo 1, che racchiude le migliori carte delle prime tre serie di Yugi, di Arsenale Nascosto, giusto? Sì. Bene, prime tre serie di Arsenale Nascosto. Konami, allora, Arsenale Nascosto uscì, sarà 10 anni che non esce più o meno, qualcosa di simile, per cui Konami, dal mio modesto punto di vista, ha scelto di fare un prodotto per chi, quando sono usciti i primi Arsenale Nascosto, e probabilmente farà anche un capitolo 2 o un capitolo 3, per chi non c'era quando sono usciti, chi magari ai tempi non giocava, si è perso un sacco di carte che ormai non puoi più trovare perché sono serie stra esaurite, qua ci sono praticamente tutte le migliori, quindi un'idea carina, vediamo come sarà, sicuramente magari non il top per chi gioca, però per chi vuol fare dei mazzi for fun o dei mazzi alternativi che prima non poteva fare, adesso li può fare. Come esce questa confezione? Voilà, nel box che poi ci sbusteremo prossima settimana in live, nel Chuck si sbusta. Ogni box c'ha 8 confezioni. Ogni confezione, cosa c'è? Poi ci sbustiamo altre cose, ho preparato anche altre cose da sbustare, quindi don't worry, questo è solo l'inizio, siamo all'antipasto del mercoledì video. La confezioncina, allora, rispetto alle confezioni precedenti che vado a prendere con le precedenti serie speciali, ad esempio questa era Duellanti Leggendari stagione 2, Konami ha scelto di fare intanto una confezione un po' più carina, un po' più robusta, e poi il dado non ce lo fa vedere prima, che almeno non ci mette in difficoltà noi negozianti, anche perché ad esempio in Duellanti Leggendari stagione 2 c'era il dado di Kaiba Corporation che era molto più difficile. E però non è che puoi mettere la confezione fuori contro di Kaiba Corporation, il primo che entra compra quella, a chi lo dai? Buh. E alla fine le abbiamo messe a un prezzo diverso, anche se è una cosa che a me personalmente non piace, però abbiamo dovuto farlo. Il dado, quanti dadi sono? Vediamo se mi sembra che 6 diversi, sono tipo questi qua dietro, questi sono 5 più 1 tipo? Sì. Dovrebbe essere 5 più 1, poi scopriremo se c'è un dato più difficile. Il Gugna che ha sbustato c'è qualche... Gugna, c'è un dato più difficile? Chissà. C'è un dato più difficile? Forse quello blu. Settimana prossima segui il Chexis Busta che te lo comunichiamo. Allora, due bustine contiene... Ma non sappiamo ancora i dadi ufficiali, per quello. Esatto. I dadi ufficiali devono ancora arrivare, quindi... Allora, questa confezione contiene un bel posterino che ti spiega un po' quello che ti stava spiegando Boss poco fa, un po' come è strutturato questo Arsenale Nascosto capitolo 1. Voilà. E voilà, chi si è messo a tradurre tutto sto coso, cioè, ha fatto veramente un gran lavoro. Vi faccio i miei personali complimenti perché archetipo per archetipo lo ha presentato molto bene. Bravo chi ha avuto l'idea. Sicuramente sarà così anche con l'inglese che ancora dobbiamo aprire. Mi piace. Allora, cosa contiene la confezione? Allora, il posterino depilante, la spiega Sun, chiamatela come preferite. Poi abbiamo due bustine di Arsenale Nascosto capitolo 1, una carta promozionale casuale su 7 diverse, se non ricordo male, e un dado molto molto bello.
casuale su 6 diversi. Poi la prossima settimana, nel Chucksis Booster, quando avremo più dati o dadi sul disponibile sulla serie, comunicheremo. Ma che bello il loghetto! Faremo vedere un po' più cose, no? Un po' più. Daremo un po' più informazioni riguardo questa serie speciale che doveva giungere a noi un anno fa più o meno, qualcosa di simile, ma a causa Covid l'ha rimandata di parecchio tempo. Mi sembra doveva uscire lo scorso luglio 2021, sì. È uscita a marzo 2022, quindi siamo un pelo in quei 9 mesi di ritardo. Vai, pazienza. Bene, bene, bene. E sbustiamoci le bustine, no? Vediamo come. Che carte contengono? Andiamo a questo un assaggio, facciamo una preview. Allora, la serie esce ufficialmente giovedì 10 marzo 2022. E abbiamo il ricercatore alleato della giustizia, gli alleati della giustizia. C'è anche qualche carta nuova, signor Cavani? Sì, questa è nuova. Tipo questa, esatto, mi sembrava che non ricordarla. Curivo! Anche questa è nuova. Questa sì, quasi nuova. Blizzard, questo non è sicuramente nuovo. Sciamano della Valle delle Nebbie. Il tornado di polvere è tornato anche lui. Poi c'è qualche carta da vedo delle prime serie mix con le carte di Arsene Nascosto. Hanno fatto un bel mix. Generale Rihado della Varietà di Ghiaccio. Armatura di tuono alleato della giustizia. Attenzione! Naturia Artiglio Ragno. Non so se si vede, questa è la rarità che hanno voluto. Konami ha voluto scegliere per Arsene Nascosto, capitolo 1, HAC1, l'acronimo che trovi sul numero della carta. Questa rarità richiama le carte dual terminal, carte disponibili solo in lingua inglese. Per la prima volta Konami ha scelto di portarla anche per le carte, per una serie speciale. Abbiamo il Cyber Drago, tutto sbrilloso. Fa molto Natale questa serie, forse era meglio se usciva a dicembre, però vabbè. Il Golem di Lava. E un bel Naturia Bestia, che quando uscì era tanta roba, in Arsenale Nascosto numero 2. Poi Tribù Dragonità, Naturia Cimice, e questa fa un po' odore. Quindi... Un saluto alla signorina della regia. C'è la signorina della regia, no, la signorina della regia che odia le cimici. La salutiamo comunque, un giorno lo vedrà. Questo. Esatto. Il favoloso F. Giavellotto Dragonità, il favoloso F. Ganash. E Naturia Cornoago, attenzione, per queste carte Boss ha scelto, ha introdotto mezz'ora fa qua in negozio l'utilizzo delle Classic Sleeve Japanese Sites di Ultimate Guard, visto che ne sbustiamo tante. Allora abbiamo queste qua che sono praticamente delle sleeve trasparenti economiche, e voilà, così proteggiamo in modo veloce tutte le carte che andiamo man mano a mettere in stock. Adesso facciamo 4 in diretta, così Gunni le trova già pronte. Gunni ha sbustato tutto, adesso le sta dividendo. Ale, a breve sul nostro sito, anzi se guardi il video in differita probabilmente già le vedi sul nostro sito, le carte singole di questa serie. Le imbustiamo tutte nella sleeve economica, poi tac, la mettiamo. Prego regia, inquadrare la scatola Cars Collection, dove andremo a mettere tutte le carte. Noi per ogni serie abbiamo almeno una scatola Cards Collection dedicata, per tutte le serie uscite, almeno una. Fai i conti di quante scatole ci sono qua in negozio. E niente, abbiamo scelto questo sistema con queste sleeve eco di Ultimate Guard. Solo Ultimate Guard fa le sleeve economiche per Yugi. Dragon Shield e Ultra Pro non ci hanno ancora pensato, non so per quale motivo. Ci ha pensato, per fortuna, Ultimate Guard, e sono arrivate anche... Era un po' che eravamo senza, sono rientrate da poco. Bene, apriamo la seconda bustina. Mi chiedo se abbiamo già aperto le buste messe da parte sopra la stable. Queste. Mi sono ricordato prima. Dove le apriamo? Bravissimi, grande, chi si è ricordato? Grande, grande memoria. Fede carte. Grande. Io me ne ero dimenticato. Cioè, io mi sono ricordato prima che c'erano qua, perché per sbaglio ho messo qua la busta di Dead Fates. Per vedere magari di sbustare dopo, poi ho visto anche quello e ho detto, oh, cavolo, andiamo a sbustare quelle. Meno male che ci siete voi. Grazie, grazie mille. Poi le apriamo comunque, assolutamente. Seconda bustina e ultima per oggi di Arsene Nascosto capitolo 1.
Porco spino neoflam, scimitarra neoflam, geomante della Brigata di Ghiaccio, Omni arma alleato della giustizia, pellegrino della Brigata di Ghiaccio, Baby Rock della Valle delle Nebbie. Questa è carina, se non ricordo male c'era, l'ha richiesta molto in negozio, eravamo quasi senza. Queste gare sono tutte comuni in questa versione, nelle versioni originali erano uscite la maggior parte super, alcune secret. Poi Falco della Valle delle Nebbie, le carte in versione dual terminal, o se preferite coriandolate o con la varicella, con la, come le preferite, con tutti i pallini si possono, abbiamo, diamo adito a un sacco di interpretazioni, ci sono per tutte le carte. Un po' come è stato per, era per Battle Pack piuttosto che per Star Pack, che c'erano le carte nella versione non foil e nella versione foil. Anche in HC1 Konami ha fatto questa scelta. Un altro golem di lava, c'è tutte le buste. Drago Revolver, il mitico Drago Revolver e Drago Bianco Occhi Blu, immancabile ormai, ogni serie Konami si porta Drago Bianco Occhi Blu. Del resto in questa versione non ce l'avevamo, la metto anch'io nella mia collezione personale. Il favoloso Gallops, il favoloso Diff, il favoloso Cusciano, Naturial Girasole, il favoloso Topi, Primo Pilum Dragonità, questa è la carta preferita da Antonio Albanese. Magari poi lo tagliamo, faccio una storia, lo taglio dentro e ci sta. Comunque, e Naturia, Frutto Volante, il bella questa, il Frutto Volante è spettacolo. È già una delle mie Arthur preferite. Bene, bene, bene. A proposito di sleeve, già che ci siamo, visto che poi guardiamo le sleeve dedicate a San Valentino che ha fatto Dragon Shield per il formato standard, diamo un'occhiata anche a quelle nel formato Japanese size, nel formato small. Voilà, ma che belle! Finalmente Dragon Shield per le art sleeve sta pensando anche a Yu-Gi-Oh! Finora non ci aveva pensato molto, bisogna essere sinceri. Con le nuovissime art sleeve in versione brushed, una nuova, un nuovo tipo di prodotto di lavorazione molto molto bella, una qualità veramente veramente bella per le art sleeve di Dragon Shield. Continuiamo allora, facciamo spazio, adesso abbiamo visto la novità, adesso facciamo un bel tuffo nel passato perché è tempo di collezioni leggendarie. Ma apriamo prima la 4, sì, finiamo prima la 4, eh sì, dai, prima di addentrarci nella collezione leggendaria 5. Eccola qua, mettiamola sopra. Qua mettiamo le altre bustine. Ale, 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 ale. Questa la mettiamo qui. Ok, ci siamo con tutto. Vabbè, il dado lo possiamo mettere qua. Sfidozza, ragazzi. Tre bustine. Signor prima quelli di dietro in classifica. Signor Harry, quale bustina scegli? Allora, non sento presenza del sesto senso. Anche se il sesto senso dice che andremo a 39. Però comunque, attenzione, ma io direi un bello spolverino. Un bello spolverino. Decidi la busta però. Ah, direttamente. Eh sì. Questa qua a destra. Signor Eric. Ah, io l'ho posto. No. Perfetto. Buona. Abbiamo messo giù il triangolo delle Bermuda. Partiamo con il signor Eric e vediamo la busta di collezione leggendaria 4 del Mondrill Joy che la settimana scorsa abbiamo messo da parte. Vediamo cosa ci dice. Braccio spada di drago, solleva mostro, braccio bracchio radius, teschio vagato tu, carina la rara, beige avanguardia del mondo oscuro, carina la ultra, sembra al lavoro tranquillamente lui, cucciolo di drago, carina la super, un bel buco nero, secret, tanta roba, e poi vediamo se c'è il jolly, che è il sesto senso, no, niente jolly, però per ora un buco nero secret non male. Vediamo il signor cameraman. Dicono ciao boss, sono quello che ti ha scritto in direct, cosa ne pensi di arsenale nascosto 1? Se è nascosto 1 l'abbiamo sbustato prima, riguardati il video. Poi comunque settimana ce la sbustiamo quel negozio, la sbustiamo bene, la capiamo bene come serie, perché è una serie, comunque è una novità, una riproposta dal passato di serie e carte che non si vedevano da tanto, per cui poi settimana prossima ci sarà il Chaxis Busta e ne parleremo per una buona mezz'ora. Ma adesso guardiamoci Macchina Pericolosa tipo 6, Drago Zombie, la busta del signor Cameron Teschi evocato, la ultra Mindiore, però muro di ferro di imperiale, Paladina Amazzone, se il dispositivo di salvataggio obbligatorio rispetto al buco nero.
Un po'. Drago metallico, occhi rossi, questa è una bella comune. Questa è veramente una bella comune. Sangue del tuono e zombie Renato. Io l'ho sempre chiamato zombie Renato. Addirittura sul nostro sito per un po' di tempo lo trovavi come zombie Renato, ti ricordo quando era uscito. Cos'era Soi, mi sembra, qualcosa di simile, non mi ricordo. Energia elementale, quel momento lì. Allora, bustino di boss, vediamo se boss la piazza. Spazzata di coda, pillola dell'evoluzione gigante, ruota inco. Te l'ho invocato, ma c'è un fantastico spirito emettitore. Destino silente e buco trappola senza fine. Metazoa, tiranno scuro e basta, a posto. Com'è? Chi ha vinto, signor Cameraman? Bella lotta, Grazie, non è un problema. Non dovete ogni volta dirlo, Cioè, lo so che avete paura di dire che vinca un comasco, però è già. Ha vinto il problema. Signore Francomo? No, è impossibile. Ma come hai vinto te? Cos'è che il burro batte tutti? Ma dai, buco nero. Vabbè, signori del tubo, scrivete chi ha vinto. Instagram in live, diteci chi ha vinto. Facciamo decidere al grande pubblico, chiediamo l'aiuto alla casa. Cioè, dopo Bracchio Raidus comune, come faccio a non aver vinto? E allora continuiamo il nostro mercoledì video con Yugi. Collezione leggendaria 5DS, c'è qualche domanda? Come si chiama il vostro sito? lppcollecting.it, quello è il profilo Instagram. Uguale, perfetto, preciso. Ma vai anche su Google LPP Collecting, veniamo fuori noi il primo risultato, senza alcun tipo di problema. Collezione leggendaria a 5 con confezione danneggiata. Ci tengo a specificarlo perché è una specifica che trovi anche sul nostro sito. Cosa vuol dire confezione danneggiata? Tanto puliamo qua che mi sono dimenticato. Vuol dire che per esempio può avere questo tipo di ammaccatura che non danneggia assolutamente il prodotto. Quindi l'interno è perfetto, nuovo, scintillante. L'esterno non lo è, ma tanto se apri la confezione l'esterno poi finisce nel cestino, quindi che sia danneggiata o meno la confezione poco importa, la cosa che importa è quello che troviamo al suo interno. Spostiamo un attimino la caiva, signor Eric, non ci sta. Attenzione, bella questa serie, questa è tanta roba. 5 bustine o 3 bustine, sai che non mi ricordo. Tappetino di, vabbè, facciamolo vedere, dedicato al mondo del 5DS, 5DS, davanti e dietro, molto molto bello, di cartone, quindi se qualcuno vi rompe le scatole glielo potete tirare, no, non fatelo, mi raccomando. Poi 5 belle bustine, collezione leggendaria 5, devono essere 5 le bustine, ho in mente 3 bustine, non ricordo perché in qualche confezione ce n'erano solo 3. Ora non... quella lì, ce ne sono 3, ecco perché mi ricordo 3. All'ultima sono 3 bustine. Konami ha fatto. Saluti da Cava di Tirin in provincia di Salerno. Grande ragazzi! Da Salerno, no, non è il Salento, io comodo sempre Salerno col Salento, sono Salerno in campagna, il Salento è. Salerno ultimamente un ottimo lavoro comunque per la Serie A, quindi ringraziamo. Salernitano. Il signore caratterista è una brutta persona solo perché ha vinto 5-0. Ma ieri sera cosa ha fatto l'Inter? Mi sembra che non è ragazzi di Salerno, potete vendicarvi signori. Andremo a trovarvi, ci offrirete la mozzarella di bufala del Salento. Vabbè. Andiamo avanti che siamo già anche rodi cena. Attenzione, cosa contiene la collezione del 5DS? Ha delle carte promo tra cui queste due. Vabbè, il drago rosa nera ormai l'abbiamo visto in 100 milioni di versioni, quindi non è più una cosa così esclusiva come quando uscì a suoi tempi. Ma il drago quasar cadente è tanta roba, veramente bello. C'è solo qua, giusto, se non ricordo male? Sì. O jump. Abbiamo jump, quindi facilissimo da trovare. E 5 fantastiche bustine dedicate al mondo di 5DS, che adesso andiamo a sbustarci. Cosa dobbiamo trovare, signor Cameron, di bello qua? Lo spadaccino, sì, okay. Poi ci sono i gladiatori bestie che sono carini. Gladiatori, no, il singolo della strada. Sono i Black Wing. Attenzione, c'è quello common. Sta una vita. Io la nera ci sono. Sì. C'è Volo delle Nebbie che era uscito anche in Arsenale nascosto. Sì. Numero 4-3.
3, 2, 1, mi ricordo. Il 2, 1. Se non è due. Però. Dov'è? Era forte, quello. Fologram controllate pre. Ci sfugge il Vurm delle Nebbie, mi sembra l'uno. Cioè, l'uno c'è la Brionac, Vurm delle Nebbie è un'altra, giusto? Ma anche in Traditori di Kamigawa. Escono dei Vurm, quindi. Imperatore Maximus, che attenzione, braccio Arsenale, ragazzi. Oh, questa è la bustina che richiama Arsenale nascosto a capitolo 1. E onda terrestre, incredibile, veramente incredibile questa bustina. Cioè, sbustata così oggi che domani esce Arsenale 1, Arsenale capitolo 1, è veramente incredibile. Raffica di rottami, motore di Apason, Colosseo Selvaggio, esercito di Mechlor di Grana, caduto dalla strada di sperazione, carta della consonanza, non male come carta ultra rara. Drago Nova Rossa, bella, molto richiesta. Uscita anche perché l'altra versione ultimamente l'hanno ristampata, ma fino che non la ristampavano rara c'era Ultra o Ultimate, te lo spiego. Tankschnurz delle bestie Nordic, Secret Raid e Turbine Terrestre per gli amanti del genere degli immortali terrestri. Poi finora siamo stati tranquilli, non abbiamo ancora trovato nessuna bomba, quindi magari le bombe stanno per arrivare. Di simulatore di effetto, direi che è una delle comuni più belle che potevamo trovare. Assolutamente, anche il gladiatore del potere, non male. Elfin il Corvo, alla nera molto bello. Carta giocata ai tempi quando era uscita, cos'era? TDGS o XOC, mi ricordo. XVC, ecco, eravamo lì vicini. Guardi, ce n'era, bello per gli alla nera, ragazzi, tanta roba. Il fucile lama e. Ragazzi, questa carta, quando c'era in una sola versione, no, che poi l'ha ristampata, era una bomba di carte. Il l'iperbibliotecario, il librarian, meglio conosciuto come librarian, ed è rimasto librarian per i players di un certo spessore, chiamiamoli così. Bene, andiamo avanti, spostiamo. Bellissimo bibliotecario, mi è sempre piaciuto un sacco come carta. Potenziamento nero, la nera Cochilalba, offerta agli immortali, TG Falco Jet, TG 3000, Drago Polo di Stelle, ultra raro. Qua c'è anche comune, se non ricordo male, che va detto che la versione comune di questa serie è più difficile della versione ultra rara. È più short printed. Oh, stavo dicendo eccolo qua. Invece c'entra questa, la cadente, che bomba. Anche lui insieme a Nova Rossa, tanta roba. Attrezzo sintetizzatore della nostra Secret e strega viola. Per ora la miglior Secret direi il bibliotecario, senza ombra di dubbio. Attenzione, andiamo a sbustarci la quinta bustina e poi passiamo a Magic, dai. Singolo della strada, Pinguinus Pulcinus, Drago Liniere, tanta roba questa carta per gli amanti della Linieri, anche perché prima stampa era solo Secret e costava, no, Secret era giusto? O anche Secret era da Tin, esatto, bravissimo signor cameraman. Attenzione, Cavaliere della Rosa del Crepuscolo da Xoc, era, e Angelo Caduto delle Rose. E il Drago Stellare Maestoso, ragazzi, veramente, veramente, Sincro Gogo e il TG Lopo Guerra. Che qua, che tempo fa era carina, molto carina. Bene, beh, una collezione nella norma, dai, niente botti, però un sacco di carte molto carine. Vabbè, per il Fight This, una delle vere migliori in assoluto di Yu-Gi-Oh! Tra poco arriverà lo Speed 2, il Fight This, giusto? No, Speed 2 e GX, pardon. Ho sbagliato era. Trappere. Bene, riponiamo le nostre carte di Yu-Gi-Oh! All'interno della nostra scatola Cards Collection, dove poi andremo a dividercele bene. Così ogni carta andrà al suo posto all'interno del nostro shop, del nostro negozio, in via Belvedere 23 in quel di Arco. Fino che usiamo per i nostri video, il nostro mercoledì video, noi abbiamo disponibili, non so quanti tappetini, diversi. Forse superiamo i 1000 tappetini diversi come disegno tra tutti i giochi, anzi senza forse, li superiamo sicuramente. Quindi sul nostro sito, se cerchi un tappetino che ti piace, non puoi non trovarlo. Poi magari non lo compri, però uno che ti piace lo trovi di sicuro. Bene, Magic, cambia il formato della carta. Il formato della carta di Magic è più grande, come quello di Pokémon, si chiama formato standard, e ho preparato, visto che sono giunte...
due sleeve nuove di Dragon Shield, ho detto perché non le guardiamo oggi con i Forograms e con i Tubers. Mi chiedono se sono disponibili le sleeve Ultimate Guard trasparenti professionali. Ultimate, cosa intendi? Se intendi le katana, ti dico no. Qualcosa si è rimasto di katana, però consiglio spassionato, compra Dragon Shield, che è la stessa qualità. E ci sono quelle, ecco, se vuoi delle sleeve professionali per cosa giochi? Per qualsiasi gioco, comunque le, dove sono? Ecco, sono iniziato quattro volte. Le matte, vabbè, le matte di Dragon Shield sono le più vendute da quando sono uscite questa parte. Sono, adesso ho messo qua le azzurre, le rosa, ma ci sono un sacco di colori, ci sono anche le oro, sono 20-25 colori diversi, forse anche di più. Sono le più vendute in assoluto, cioè non c'è proprio, come vendite non c'è paragone con gli altri, con le altre marche, con le altre sleeve, ma anche è importante le sleeve matte, perché Dragon Shield fa anche le classic. Collezione basta, per collezionare vanno bene tutte. Assolutamente, non c'è una sleeve migliore di un'altra per collezionare, c'è una sleeve che può piacere di più rispetto a un'altra per mettere via l'album, per mettere via la carta nel proprio album, ma per collezionare non c'è una sleeve migliore di altre, piuttosto puoi mettergli la sleeve perfect, che tra poco andremo a vedere, più l'altra sleeve e fare una doppia sleeve, ma in realtà non c'è una sleeve migliore di altre per collezionare. Diciamo che cambiando la qualità tra le varie sleeve puoi scegliere di mettere via la tua collezione in sleeve di migliori qualità. E vabbè, le sleeve, le matte di Dragon Shield, ma comunque tutte le sleeve Dragon Shield in questo caso vanno benissimo, anche quelle vecchie che abbiamo in offerta sul nostro sito. Vai via proprio con Dragon Shield, non sbagli mai, vai tranquillo. Vendiamo le sleeve da 20 anni, quindi puoi stare tranquillo. Bene, a proposito di sleeve, ci saluta Ricky Blue. Ciao Ricky Blue, grande. E a proposito di sleeve, però mi serve una carta. Allora, prima ci apriamo una busta di Orizzonte Remodeler e poi guardiamo le sleeve. Se no, come facciamo a mettervi le carte? C'è Piero che poi mi... Non c'è Piero. C'è Piero, ok. Piero, devi dirmi se schiappo. Allora, apro una busta di Orizzonte Remodeler, magari poi ne apriamo anche un'altra. E poi ci guardiamo questi, per Magic the Gathering, che volevo far vedere la scorsa settimana, poi mi sono dimenticato. Poi a fine video ho detto, porca pupazza, devo far vedere i bundle sopra il booster e mi sono dimenticato. Bene, allora andiamo a vedere Orizzonte di Modern 2, una serie che ha spopolato negli ultimi mesi per Magic the Gathering. Abbiamo un fantastico token foil, poi giriamo la bustina. Questo è un collector booster, ho scelto tanta qualità. Cantico di Torach, poi Tardare a cena, ragazzi, però Ponte di Valleruggine, un po' di vernice, due pennellate, Dragodonte Urbano, collana di liquimetallo, il famosissimo liquimetallo, Sciamano del Gorilla, poi, che bella, beh, sta palude foil, io la metto in bustina, comunque ragazzi, già che ci siamo, abbiamo una terra foil, la metto nelle nuove sleeve che sono arrivate, queste qua, ma che belle, sempre brushed come parlavo prima per Yugi, figanza, Queste qua si chiamano Happy in the Hawkwood. Leggilo tutto a casa, perché se speri che posso te lo produci bene, hai finito proprio. E rientrate oggi, bellissime, veramente un disegno che a me piace un sacco, veramente una figata. Beh, Dragon Shield non sbaglia mai con i disegni. Poi continuiamo, vediamo se schiappiamo. Testatrice del Santuario. Abbiamo Cucciolo Lingua Fiammeggiante. Che bella questa carta. Persistere e Tardare. Tardare a cena nell'altra versione. Che figanza. Che bella questa. Il Re del Branco nella versione, nel layout originale di Magic the Gathering. Perché se non lo sai, Magic the Gathering nel corso degli anni ha cambiato il suo layout. Questo è quello vecchio. E poi Sigillo della Purezza. Attenzione! Un'altra carta col vecchio layout. Aev Melma Progenitrice e
una sacerdotessa dei riti sinistri, là, ma che belle. Belle queste carte di... ecco perché questa serie è andata così bene. E abbiamo visto le sleeve Happy in the Hawkwood, ma che belle. E ci guardiamo anche quelle, le Valentine Dragons 2022, in, sempre con la nuova tecnologia Brushed, ormai Dragon Sheet, le art sleeve, le fa uscire solo con questa tecnologia. Adesso mettiamo dentro una carta a caso. Guardate che belle, veramente veramente belle. La miglior, la nuova tecnologia migliora il fatto che quando le giochi non si rovinano sempre meno. Queste sleeve molto molto belle. Per chi colleziona e vuol magari avere delle sleeve più particolari, su Dragon Shield proprio vai sereno, hai veramente un sacco di modelli diversi. Ci teniamo a farle vedere. Adesso ci guardiamo i bundle di Magic e poi... il ragazzo delle sleeve intendeva le Supreme Ultimate Guard trasparenti, come Supreme, sono? Ok, sono quelle... sono sostanzialmente le economiche un po' più belline, però se vuoi mettere via carte in un album non va bene, perché non calzano, perché sono troppo morbide. E allora, se devi mettere le carte in una scatola non c'è problema, ma se devi mettere le carte in un album, rischi che la sleeve, adesso vi faccio vedere con queste qua di Yugi, tanto il concetto è lo stesso, si raggrinzisca così, vedi? Non so se si vede. No, bisogna che intende quelle lì. Quali? Le Supreme, quelle lì. Le Supreme, ah, queste qua? Le pardon. Ah, ok. Intendi queste? Che sono le matte? Sorry, se con Supreme invece intendi queste... queste vanno bene, non c'è problema. Vedere la differenza con Yugi, che è bianca la scatola. Certo. Voilà. Formato Yugi, formato Magic, che differenza c'è? Confezione da 60, confezione da 50. Perché questo? Perché Yugi con mazzo più side deck servono 60 sleeve. Poco meno di 60 sleeve. Mentre Magic, come anche Pokémon, servono più di 60 sleeve, o tendenzialmente un centinaio di sleeve, quindi hanno scelto di fare le confezioni da 50, per cui ti acquisti due pacchi da 50, poi magari un po' di sleeve rovinate e te ne compri altri 50. Questo è il motivo per cui scelgono di fare questi formati. Ogni tanto hanno fatto anche le confezioni da 80, ma non funzionano perché sono 80 è un numero stupido, passatemi il termine, per le sleeve. Comunque, se con perché Ultimate Guard con Supreme, le ho confuse con Premium, colpa mia. Comunque Supreme va benissimo, a posto. Bene, boss ogni tanto, lo voglio anch'io, ragazzi. Bene, comunque. Sì, le abbiamo trasparenti. Ci sono trasparenti, se non ci sono arrivano comunque, non preoccuparti. Se vuoi stare sulla sleeve tutto trasparente, a quel punto qua va bene anche Ultra Pro, o se vuoi una cosa più bella, abbiamo anche quelle di Player Choice che sono in promozione. E qualitativamente costano uguale, ma sono molto più belle, non c'è proprio paragone come qualità. Le abbiamo in promozione perché non andremo più a tenerle, perché dobbiamo importarle dall'America e costa una fucilata e non ne vale la pena. Questo è il motivo. Dunque, facciamo vedere e poi passiamo a Pokémon. Sono già arrivati i ragazzi di Pokémon, Pokémusso, no. Cyber Fabio, no, uh-huh. Niente. Beh, Cyber Fabio forse è un compleanno, mi sembra. Attenzione! Questo prodottino che la maggior parte delle persone non conosce, ha già un veduto, perché non è che viene pubblicizzato granché. È un prodotto veramente veramente bello. Questa scatola, che già da sola contiene 700 carte in sleeve, contiene anche un deck box, un playmat, e un segnapunti, life pad, ed è anche le sleeve a tema Planeswalker, secondo il Planeswalker a cui sono dedicate, per cui abbiamo Teferi, abbiamo Chandra e abbiamo Liliana, lei no, chi è? No, Ashok, Chandra, Teferi, potevano fare Liliana al posto di Ashok, vabbè, ci sta anche Ashok, là, anche Ashok è bella, non è Liliana, ma anche Ashok ha il suo bel perché. Ale, ci teniamo a mostrarlo perché lo conoscono in pochi. E ogni volta che entrano in negozio, qualcuno entra in negozio, chiedono cos'è quello e lo guardano e dicono: però va, che bella figata! E spesso e volentieri lo acquistano. Bene, Pokémon, siamo pronti? Siamo caldi? E Kaiba? L'apriamo?
Ma sì, la apriamo. Facciamo un'apertura random. Era lì. Vediamo se troviamo la ultimate. Allora, la sfida boss versus Duelist Black Kaiba. A caccia di una carta ultimate, che è la quinta carta. Le prime tre sono sempre comuni. La prossima, se è comune, abbiamo puppato come sempre. Se invece è rara, possiamo cominciare a sperare. Che attenzione! È comune, cos'è? Kaiser Glider o Signore dei Vampiri? Quelle due carte troviamo. Io continuo col Signore. Signore, attenzione! Paladino del Drago Bianco! È il primo che troviamo! È il primo, non mi ricordavo neanche che c'era nella serie. Pensavo che c'erano due carte rare. Troviamo sempre o il vampiro o il Kaiser Glider. Bene, andiamo avanti. Pokémon. Dunque, cosa abbiamo preparato di Pokémon? Allora, delle bustine vintage, che ci guardiamo in finale di sboosting. E poi il box, che boss pian piano si stava aprendo. Mancano 8 bustine e dovrebbero esserci delle bombe. Speriamo, perché fino adesso non è uscito granché. E vediamo cosa esce. Regia, cosa esce in 8 bustine? La troviamo l'alternative? Per me sì. Io mi gioco l'alternative. Io no. Attenzione, signor Cameron, non si gioca l'alternative, signor Eric. È dura sto giro. Lo troviamo un Arceus? Sento... No, sto giro no, perché ogni volta che l'ho detto non l'abbiamo trovato. Niente, quindi posto, non lo dico così, lo troviamo. Cioè, no, io dico che non lo troviamo. Però facciamo che lo troviamo. Io mi gioco l'alternative in 8 bustine. Charizard Vista Riper, perché dobbiamo... Charizard Vista, proprio la carta più facile della serie, praticamente. Più semplice, sì. Signor Cameron? Un Mimikyu, a caso, via. Allè, partiamo. Su, via. Astri lucenti. Facile, Monzesi così fanno. semplificano tutto. Allora, vabbè, il codice ormai ha capito che non serve una mazza. Però, vabbè. 1, 2, 3, 4. Queste le giriamo e sappiamo che sono delle uncommon più energia. E fin qua. Siamo tutti d'accordo. Bene. Poi, queste sono le due carte. Queste sono le comuni. Dunque, qua la prima la reversa, ok, Electrovire, e a seguire abbiamo Garchomp, olografica, bustina olografica, bustina comunque tranquilla. Seconda bustina, fa molto Las Vegas questo sboosting, attenzione. Allora, 1, 2, 3, 4. Vediamo se facciamo full o scala reale. Amici, amici a Galar c'era. Poi le due carte, attenzione, un fantastico Deden. E poi. Vediamo cosa esce. Chimchar e Clefable. Allì, vai. Giù il gettone si va. Vediamo la terza bustina di oggi. Allora, 1, 2, 3 e 4. Via, da parte. 1 e 2. Questi sono comuni. Facciamo vedere che non c'è trucco, non c'è inganno. È uncommon. C'è un bacino di magma. E attenzione. Che bello! Che bello questo Deden! Che bello! E Empoleon! Olografica, però è un Deden! Chiedono se sono arrivati i prodotti in inglese. I prodotti in inglese? Bravissimo, però non li ho preparati. Allora, sono arrivati i box, tutti i blister e non gli tipi fine mese. Mi dispiace, non ci posso far niente. Io li ho ordinati 4 mesi fa, di più non potevo fare, giù in giuretta. Arrivano comunque anche gli ETB a chi li ha ordinati. Chiedo perdono, ma a me avevano detto che a fine inizio marzo arrivavano, e invece no, fine marzo, purtroppo. Metto via il Deden nelle bustine Smoke, che sono meno conosciute, per cui le faccio vedere. Le Perfect Fit Smoke le fa solo Dragon Shield e rendono il retro della tua carta con i vetri oscurati, quindi è un po' più VIP, come è una limousine, è tipo, esatto, tipo limousine, effetto limousine, esattamente. Ma che roba, che bello. Piace, non piace, soggettivo, vabbè, però ci sono anche queste sleeve qua. Continuiamo, teniamo il nostro Deden qua come porta fortuna.
Vediamo. No, poi chiedo i blister a Gunni. No, no, no. I blister ce li vediamo prossima settimana, hai promesso, promesso. 1, 2, 3, 4. Poi, Ale. Orgoglio di Mary. Ale, Mary è tornata, quindi è bella orgogliosa. Poi, 1 e 2. E vediamo cosa esce. Ma ste carte, ma che box sono sbustato? Partiamo prima da lei, perché voglio trovare un bel Brillium raro. E poi ci tengo anche a un Riolu reverso. Le bombe qua sono tutte alla fine. Ragazzi, quattro bustine! Quattro bustine! E cosa arriva in quattro bustine? La Full Art! Arriva la Full Art! Il signor Cavana non è convinto, eh! No. Assolutamente ecco. 3, 4, poi una e due. Vale, allora, facciamo vedere che è tutto regolare. A posto. Dunque, vai boss, attenzione. Oh, Wormadam raro. Che bomba, eh? Attenzione! Cumshon. Reverso. Abbiamo ancora tre bustine. Ancora tre bustine. E l'ultima è quella con l'Arthur di Charizard. Non vorrei dire, ma l'ultima è l'Arthur di Charizard. Quindi io vi ricordo Charizard in Charizard, eh. Ci tengo a sottolinearlo. Intanto quattro carte. Poi una, due. Ale. Set di acqua fresca. Allora, prima la reversa, che è War Madame. E questa è fuori serie. Questa che c'entratura c'ha? Fuori serie. Fuori serie, attenzione! No, Teniamo un po' di suspense. Forse. Però non è c'entrata bene. Appunto. Teniamo un po' di suspense. Questa carta così decentrata. La vedo anch'io, signor Cameron, la vedo bella bella aggressiva. Attenzione. Attenzione. Allora, qua abbiamo addirittura una carta viastro. Vabbè. Una e due. Devo anche invertire qua, quindi vabbè. Allora, reversa. Facciamo dove la donna settimana prossima, le mischiamo. Che si vede che c'è centrato. Attenzione! Eschio. Mando. Allora, ultima bustina. Facciamo altro. Dicono, nei blister che mi sono arrivati ho trovato Pikachu V e Zamazenta V Full Art. Bisogna restituirli, sono fallati, mi dispiace, vanno restituiti, li puoi spedire in via Belvedere 23 in quel di Arcore e te ne mandiamo altri in sostituzione. Attenzione, allora questa è la bustina di Charizard che Boss ha tanto acclamato, vediamo se ci porta bene. Allora ragazzi qua, allora questa va in sfida con questa e questa è Reversolo e Spiritomb e fin qua siamo tutti tranquilli. Ora Piplap, aiutami tu. Sicuro sarà tipo un Raikouvi. Sì, ma magari siamo tutti casati. E poi abbiamo preso il box più brutto di tutti i box di ricerca accademica. Attenzione! Wisconsin! Wisconsin! Bello! Rainbow! E sull'ultima busta doveva pure uscire una carta decente, porca pupazza! Bene, sono le perfette, eccole qua. Un po' decentrato, ma ci piace lo stesso. Wisconsin, che bello che è! Bello lo grafico. 175/172. C'è la signorina. C'è la signorina, è arrivato il momento opportuno. Oh, bene, bene. Ciao signorina della regia di Instagram, ciao Josephine. Com'è? Tutto a posto a casa? Bene, bene, bene. Oh, possiamo sbustarci allora le buste di Unseen Forces, no? Oh, finalmente. E allora ragazzi, io ho chiuso il box che ha iniziato un secolo fa con un fantastico Wisconsin Viastro Rainbow, una bella fuoriserie, non male. Non male assolutamente, ci voleva. E adesso un tuffo nel passato, anche per Pokémon, gioco di carte collezionabili, con queste fantastiche buste,
una più bella dell'altra. Io scelgo il record. No, infatti. No, lasciamo scegliere prima la signorina della regia di Instagram, la sua artwork. Quello, cioè, lei prenderà Umbreon. Lei prenderà Umbreon. Io prendo Stilix. Prendi Stilix. A posto. Apriamo. A posto. Gustiamocele. Il retro è uguale per tutte le bustine. Non come in Dragon Frontiers, dove il retro era diverso. Qua il retro è uguale per tutte. Mentre il davanti, chiaramente, ha ognuno la sua artwork. Umbreon, Raikou, Typhlosion e Stilix. Che belle, che belle. Potremmo faremo una sfida sulle qual è l'artwork più bella delle varie. Ci può stare, dai, facciamo per ogni serie. Lanceremo questa sfida nei vari post e vediamo cosa dite voi, Fonograms. Magari partiremo qua, questa domenica con Ancient Forces, via. Un bel post dedicato a Ancient Forces. C'è sì, alcuni che ricordano. C'è Palazzo che chiede se apre Vintage. Si apre sì, sicuro. No, queste non è vero. Sono perfette queste buste, ma non rischio così tanto. Mi voglio tutti bene a tutti, ma no. No, così. Bene. Anche perché la Ancient Forces ne abbiamo pochissime, ne abbiamo tantissime, mi sembrano 3-4 arse, non di più. Bene, 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 ci ha visto tutto quello che sto preparando, attenzione, però c'era una cosa che non abbiamo mostrato. Uno ha detto, ma cos'è questo tubo? Questo tubo è dedicato a tutte le persone, tutti i nostri clienti, magnifici clienti, che verranno a trovarci nei prossimi giorni, e acquisteranno una confezione di Pokémon da 30-40 euro, meno male il prezzo è quello delle confezioni di Pokémon, e ci sarà in omaggio questa carta qua di promozionale. È grande, è grande giù, vado a prenderla? Sì, vado a prenderla. Intanto, allora, facciamo il mestiere così e così, arrivo subito con la carta che non l'ho preparata. Strano, ma dobbiamo farla vedere, no? Facciamo vedere, dai, tutto, svegliamo com'è la promozione, tanto non c'è niente, non c'è nulla da nascondere. Allora, ci sono arrivate 25 carte, poi tanto è scritto qua in fondo che le carte sono 25. E la carta è questa qua, Mewtwo, è lo stesso della serie di Astri Lucenti, con in più il fantastico loghetto sull'artwork, un po' come succede per le carte promozionali nel pre-release. C'è questa carta, questa promozione speciale, abbiamo solo 25 carte, puoi acquistare una, per esempio in questo momento mi viene in mente una confezione di Uppa piuttosto che una di Lithium Viastro o Glaceon Viastro, e questa in omaggio. Una per persona, non fate i furbi che entro, compro la confezione, esco, rientro con gli occhiali, con il naso, i baffi finti, ma che vi conosciamo a tutti, No! Un piacere, non mandate la zia, la cugina, il fratello, la zia, la nonna, per piacere, che tutta la famiglia per prendere 20 carte, ma no, mi raccomando, una carta per ognuno, così sono tutti contenti, ok? Ne abbiamo 25, non sono tante, me ne rendo conto, però queste abbiamo, per cui fate i bravi, fate i buoni anche se non siamo a Natale. Solo per il negozio. Solo ed esclusivamente per il nostro negozio in via per vedere 23, da domani giovedì 10 marzo fino a quando ne abbiamo, quindi probabilmente fino a sabato 12 marzo, così ha idea, secondo me la settimana prossima non ci arriviamo, sono solo 25. Palace dice che in famiglia sono 7-8 fratelli gemelli. Sì. Quindi ne abbiamo solo una. Esatto, mi spiace, una per famiglia, una per famiglia, documento di identità, codice fiscale, già come farmacia. Bene, bene, bene. Oh, là. A posto, ci siamo visti un po' tutto. Poi, se qualcuno vuole vedere qualcosa di particolare durante i nostri video, mi scrivi in direct e vediamo se riusciamo ad accontentarlo. Se possiamo, molto, molto volentieri. Bene, per il mercoledì è tutto. Tutto quello che abbiamo mostrato, come sempre, lo trovi sul nostro sito lppcollecting.it, spediamo in tutto il sistema solare, isole comprese, oppure puoi venire a trovarci in negozio, dove siamo in questo momento, via Belvedere 23, in quel di Arco, nelle province di MB. Molto bene, siamo vicino a Monza, dove c'è il circuito di Formula 1, che è in Lombardia.
c'è anche lo stadio dove gioca il Monza. Sì? Noi vediamo perché c'è una diatriba interna sul campionato di calcio di Serie B tra il signor Cameron anche del Monza e il signor Eric del Como, quindi cioè, il Monza è più avanti in classifica, quindi nettamente più avanti. Nettamente più avanti. 12 punti nettamente più avanti. Nettamente più avanti. Come potete notare, è così tutto il gioco. Cioè, anche la Juve era 18esima fino a 5 partite fa, adesso è lì attaccata, cioè boh, chiariamoci. Bene, bene, bene. E allora da Boss che ha presentato tutto, dal signor Cameraman in regia per Instagram, dal signor Eric in regia per il nostro canale YouTube LPP Television, da Mr. Guni che poi fa il montaggio del video, del mercoledì video e di tutti i nostri video, che in questo momento è dietro, che dopo aver sbustato al Sene Nascosto 1, se lo deve sistemare tutto, al Sene Nascosto capitolo 1, dalla signorina della regia di Instagram che è a casa con il nuovo capo, Josephine Laura, la nostra bimba che ha 45 giorni in questo momento, nata il 22 gennaio 2022. È tutto, io vi ringrazio, lo staff del Vicolati vi ringrazia, ci vediamo alla prossima, grazie and goodbye, ciao! Ciao. Grazie. Ciao ragazzi!